Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare il diario dei 4 ottavi di finale di Champions League, giocatisi ieri e l'altro ieri, oltre che poi dire delle mie idee, di dare dei miei giudizi sui quarti che si giocheranno in settimana. Cosa dire? Iniziamo prima dalle italiane, da Juventus e Napoli, che sono entrambe uscite. Juve che vince 2-1 in casa contro il Lione, ma questo non è bastevole per entrare tra le prime 8 della competizione. Una eliminazione dalla Champions League che poi è costata la panchina Sarri. Di questo ho già parlato in un video che ho fatto ieri, vi invito a rivederlo, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Una Juve che esce meritatamente, esce più per demeriti suoi che non per meriti degli avversari, perché il Lione è una squadra non eccelsa, è una squadra discreta, una squadra normale, con due giocatori di caratura superiore. Aouar a centrocampo e Depay in attacco, però per il resto, insomma, una squadra normale, ecco, e che ha giocato una partita normale, una partita più ordinata rispetto a quella della Juve, ma non una partita eccelsa. Anzi, nel secondo tempo vedevi la squadra che faceva diversi errori anche nei passaggi. Comunque sia, in generale è stata una partita mediocre, rigori inesistenti a parte, una partita che a me non è piaciuta, una Juve molle a centrocampo che si faceva imbucare dagli avversari che arrivavano quindi abbastanza facilmente in area di rigore quando attaccavano, ma soprattutto una squadra senza idee e senza la voglia di ribaltare il match d'andata. Poi, capitolo Ronaldo, spendiamo due parole su Ronaldo. Sì, è il trascinatore della squadra. Da quando è alla Juve in Champions League ha fatto quasi tutto lui e basta, però cerchiamo di analizzare la cosa a 360 gradi. Ha 35 anni. Ti mangia 30 milioni di euro all'anno, è un giocatore che non gioca per la squadra e poi guardate anche un po' la rosa della Juve, non si può sperare di vincere in Champions League quando tu hai in squadra un campione, quello appunto lo stesso CR7, 3-4 ottimi giocatori e tutti gli altri che oscillano tra l'essere buoni giocatori se va bene o giocatori mediocri, quale appunto la Juventus è. Poi comunque su questo discorso, sulla rosa della Juve, ci farò un video nei prossimi giorni dove dirò secondo me quali giocatori bisognerebbe tenere e quali no. Comunque, a parte concluso il discorso sulla Juve, parliamo del Napoli. Napoli che esce dopo la sconfitta 3-1 sul campo del Barcellona. Più che troppo Barça, direi troppo Messi per questo Napoli, troppo Messi perché praticamente la Pulce ha vinto la partita da solo. Ha segnato prima un gol favoloso, sgusciando come una serpentina tra tutta la difesa del Napoli e poi mettere il pallone cadendo sul secondo palo del portiere e poi si è procurato il rigore. Però per il resto, ripeto, non ho visto un Barcellona così tanto stratosferico, così come non mi sembra stratosferico questo Barcellona come squadra. C'è una difesa sicuramente rivedibile, un centrocampo dove Rakitic ormai ha i suoi anni, De Jong non lo vedo ancora al 100%, non è il centrocampo di palleggiatori del Barcellona di Guardiola prima o di Luis Enrique poi. Griezmann continua a vederlo un pesce fuor d'acqua. Le note più positive sono sicuramente Suarez che continua a dimostrarsi un attaccante determinante e poi il solito Messi di cui è inutile parlare, di cui ho già speso
qualche parola un attimo fa. Del Napoli invece cosa dire? Aveva iniziato anche bene la partita cercando di aggredire gli avversari, ha colpito subito un palo con Mertens e se quella palla fosse entrata probabilmente avremmo visto tutt'altra partita, ma poi la squadra si è sfaldata dopo le prime difficoltà ed è emersa l'esperienza del Barcellona. Koulibaly ha regalato un calcio d'angolo ai Blaugrana, da cui è nato il primo gol. Koulibaly veramente peggiore in campo, oltre al regalo del corner, ha causato il rigore del 3-0, ma in generale Koulibaly non ne ha presa una. Un Koulibaly che quest'anno veramente sembra il fratello scemo del difensore che si era visto fino a 1 o 2 anni fa. Sì, ha diverse volte steccato le partite importanti, però mi pare che quest'anno veramente si stia toccando il fondo. Bene invece Insigne, che ha recuperato rapidamente dopo l'infortunio di settimana scorsa all'ultima di campionato. Il più pericoloso tra i suoi ha segnato anche il gol della bandiera su rigore. Discreto poi anche il secondo tempo del Napoli, che ha cercato di metterci il cuore. Il Barcellona ha giocato di rimessa senza tuttavia rischiare grossi pericoli. Napoli che quindi esce dalla Champions, non dico che esca a testa altissima, però nel complesso, secondo me, non ha neanche così tanto sfigurato in coppa. Quindi, oltre a passare il turno Lione e Barcellona, passano il turno anche il Bayern Monaco, che travolge 4-1 in casa il Chelsea dopo il 3-0 dell'andata in Inghilterra, e il Manchester City, che vince anche al ritorno 2-1 contro il Real Madrid in quello che era il match di cartello degli ottavi di finale. Non avendo visto la partita, avendo guardato solo gli highlights e letto qualche commento, non posso dire più di tanto, però tra andata e ritorno i Citizens sono la squadra che si è dimostrata più squadra per l'appunto, si è dimostrata una squadra superiore, anche se nel match di ritorno i due gol sono nati da due errori difensivi del Real Madrid. Due errori di Varane. Nel primo ha cincischiato troppo con la palla, gliel'hanno portata via e Sterling ha segnato. Nel secondo ha sbagliato un rinvio di testa che poi ha favorito il gol di Gabriel Jesus. Varane, un difensore che, dico la verità, a me non dispiace neanche, però insomma, quando il Real Madrid ha Sergio Ramos in campo è una cosa, quando Sergio Ramos non c'è, è un'altra. Quindi, quarti di finale di Champions League, ci ritroveremmo Barcellona-Bayern-Monaco, Manchester City-Lione, Atletico Madrid-Lipsia e Paris Saint-Germain-Atalanta. Barcellona-Bayern-Monaco, un po' una sorta di finale anticipata. Il match di cartello, Barcellona che può avere dalla sua la voglia di riscatto dopo che continua a uscire malamente negli ultimi anni, una volta con la Juve, una volta con la Roma, l'anno scorso con il Liverpool da 3-0 a 4-0 in Inghilterra. Il Bayern Monaco invece lo sto vedendo come una squadra molto in forma in questo periodo, da quando si è ripreso a giocare post-lockdown non si è mai fermato. Poi Manchester City-Lione, tra tutte quella dove con il pronostico meno equilibrato, chiaramente favorita la squadra di Guardiola, a meno che non prenda la partita sotto gamba, non ti capiti la serata sbagliata ed il Lione giocando una gara accorta e attenta te la possa portare a casa, però insomma qua le percentuali sono 90 e 10, ecco. Atletico Madrid, Lipsia,
una partita non altisonante, però comunque che ha il suo perché. Due squadre diverse, due modi di giocare differenti, il ciolismo, il calcio duro e pugnace dell'Atletico Madrid di Simeone ed il Lipsia, una squadra moderna ed all'avanguardia tedesca, insomma, due stili di gioco completamente differenti. Anche questa sarà una bella partita. Ed infine Paris Saint-Germain-Atalanta. Un Paris Saint-Germain che in questa coppa viene sempre un po' lì con il chi va là, che non riesce mai a fare che in genere non riesce a fare quel passo decisivo. Un Paris Saint-Germain che sì, si presenta senza alcuni giocatori, però insomma anche con le assenze è più forte dell'Atalanta. L'Atalanta che arriva alla partita sulle ali dell'entusiasmo, nelle ultime gare di campionato non ha fatto proprio benissimo, però contro i francesi vedremo, secondo me, tutt'altra squadra. Anche questa sarà una partita da non perdere e che promette davvero spettacolo. È una Champions League strana, è una Champions League strana sia per l'organizzazione che è stata fatta post-Covid, ovvero Final Eight, tutte partite secche a Lisbona, sia perché non c'è una squadra nettamente favorita, nel senso che non vedi una squadra così tanto più forte delle altre. È un torneo incerto, ecco. Personalmente, se devo scegliere un nome, se devo dirvi una squadra, io direi Bayern Monaco. Vi dico Bayern Monaco perché è la squadra più in forma del momento, una squadra che l'anno scorso si è rinnovata, si è ringiovanita e che da quando ha cambiato l'allenatore da dicembre-gennaio si è ricompattata, arrivando a vincere la Bundesliga, vincendo poi anche la Coppa di Germania e dimostrando di essere ancora un avversario temibile nella massima competizione europea. In seconda battuta invece metto il Manchester City di Guardiola. Va bene ragazzi, questo era un po' il mio resoconto sugli ottavi di finale di Champions League e su chi vedo favoriti ai quarti. Fatemi sapere cosa ne pensate, anzi adesso vi dico secondo me quali saranno le quattro squadre che andranno in semifinale. Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Lione, Manchester City, Atletico Madrid, Lipsia. Dai, voglio giocarmi la sorpresa. Lipsia, Paris Saint-Germain, Atalanta. Io spero con tutto il cuore nell'Atalanta, spero che la Dea possa continuare questo suo percorso. Sarebbe anche una cosa giusta, visto la situazione difficile che Bergamo ha vissuto in questi mesi, però grattatevi in tutti i modi possibili, io dico Paris Saint-Germain. Dico una vittoria del Paris Saint-Germain e aggiungo anche questa. Dico un 2-1, 3-2, una partita giocata veramente a grandi ritmi dall'Atalanta, ma persa per una cappellata del portiere Sportiello. Segnatevi questa. Paris Saint-Germain, Atalanta 2-1 o 3-2, decisa da una cappella di Sportiello. Va bene, ragazzi, questo era un po' il tutto sulla Champions League. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io, come al solito, mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del pianisfero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!